Ciao, buongiorno. Allora, vi voglio mostrare gli ultimi cabochon che ho fatto, anche se oggi vado un po' di corsa perché ho veramente tante cose da fare, devo anche partire. Comunque, ho fatto dei cabochon ieri sera, con il Fimo naturalmente, e sono stata molto diligente. Li ho chiamati cabochon garbage perché, in poche parole, avevo delle vaschette piene, proprio piene, piene, piene di avanzi, rimasugli di Fimo. Quindi ieri sera con la santissima pazienza mi sono messa con la macchina della pasta che cigola, naturalmente, come ricordate, e ho compattato tutti questi colori cercando di creare delle tinte omogenee di varia natura. Quindi avevo un verde, avevo un rossiccio, poi vabbè, avevo un colore scuro che era tipo un nero, però mescolato a del verde con dei brillantini, quindi immaginate questo nero non particolarmente intenso. E poi naturalmente mi sono messa a lavorare questi colori che avevo, proibendomi categoricamente di aprire un qualsiasi nuovo panetto di Fimo, ed è così che ho fatto. Sono stata brava. Ed ho realizzato questi cabochon, in realtà sono due tipi, perché in un cabochon ho utilizzato la cane singola, mentre in un altro cabochon ho affiancato la cane che avevo fatto, e quindi insomma questo è l'effetto. Poi naturalmente ve li faccio vedere da vicino. Come al solito l'abbinamento di colori è discutibile, lo so, però penso che ormai abbiate capito che io vado sulle cose discutibili. Personalmente mi piace anche l'abbinamento di colori e finalmente sono riuscita a tagliare una cane senza che si squagliasse sotto il mio cutter. Allora, in poche parole mi sono sistemata in un modo completamente assurdo perché avevo il tavolo, stavo lavorando sul tavolo dove mi vedete sempre registrare i tutorial per il Fimo e mi sono sparata il ventilatore in faccia. Quindi stavo con la mia cane. La prima cane che ho tagliato è questa qua singola. Quindi stavo con questa mia prima cane con il cutter, con tutto il vento che mi arrivava in faccia, cercando di tagliare questa cane. E in effetti devo dire che il ventilatore aiuta. Però mentre tagliavo questa cane singola, avevo già composto la cane complessa, diciamo questa qui, e l'avevo schiaffata in freezer. Però questa volta, invece di metterla in freezer su un piattino, io ho una specie di piatto di ceramica che utilizzo per dipingere, insomma. Comunque non lo utilizzo per cucinare. Solitamente metto la cane sopra questo piattino e poi la metto in freezer. Ogni volta che faccio così, la cane, appena esce dal freezer, subito diciamo comincia a riscaldarsi e suda, ma in una maniera terribile. Quindi stavolta ho usato la vaschettina dello stracchino nonno Nanni, che era eccola qui, è troppo bella, cioè io la adoro, questa mucca è fantastica. Comunque, anche perché è anche un po' strabica, non so se riuscite a vedere. Vabbè, io adoro lo stracchino, mi piace proprio un sacco. Comunque, ho messo la cane qua dentro e l'ho schiaffata in freezer. Poi che facevo? Nel momento in cui avevo finito di lavorare la mia cane singola, sono andata a prendere la mia cane composta che stava dentro al freezer, l'ho tirata fuori, con questo ventilatore sempre sparato in faccia, ho tagliato tre fette di questa cane. Come ho visto che la cane cominciava a sudare, l'ho risbattuta nella confezione dello stracchino e l'ho rimessa in freezer. E in poche parole sono andata avanti così fino a che non ho terminato di tagliare tutta la cane. E devo dire che il risultato è stato soddisfacente, ci devo provare questa tecnica mix tra freezer, ventilatore e vaschetta stracchino nonno Nanni. Devo provare questa tecnica anche quando faccio dei cabochon che hanno un disegno un po' più complesso, diciamo, perché in questo caso anche se il disegno si fosse deformato non sarebbe stato un problema. Nel caso dei fiori, come avete visto, vengono delle cose molto picassiane, ecco, che perdono il loro senso originale. E sì, naturalmente un pochino mentre tagliavo la cane questa si appiattiva, ma devo dire veramente pochissimo. Cioè, nel senso che soprattutto nel momento in cui puntavo il cutter, quando la cane è molto morbida, un difetto che vi fa è che il colore che avete verso l'esterno tende a rientrare e quindi la prima parte del bordo della cane diventa completamente omogenea e del colore che avete all'esterno. Si vede molto bene forse qui, in questa zona qua. Vedete questo verde qua? Questo
Naturalmente questa gaina era molto più ampia, quindi io sono riuscita a tagliare questo difetto, però in realtà vedete qua il verde come è sceso, questo verde di colore omogeneo, mentre qui la striatura permane tutto intorno al disegno. Ecco, questa è una cosa che mettendo la cane al freezer col ventilatore e tutto il resto si evita. E quindi va bene. Fondamentalmente non vedo l'ora di tornare a casa per provare a realizzare qualche cosa tipo fiori, alberelli, cose del genere e vedere se con questa tecnica del freezer e del ventilatore ottengo qualche risultato. Ringrazio tutte le persone che mi hanno mandato dei consigli. In molti mi hanno anche consigliato di avvolgere la mia cane nella carta argentata, quindi non so se vi può essere di ispirazione, io comunque ci proverò. L'altra sera, il fatto è che io sono un po' pigra, cioè se io riesco a trovare una soluzione che implica meno passaggi possibili, io sono più contenta, quindi a me l'idea di dover tirare fuori la carta argentata, avvolgere la cane nella carta argentata, mi sembra un lavorone, già devo tirare fuori la carta forno, insomma, troppo impegno. Poi c'è un'altra cosa che volevo aggiungere, in molti mi avete detto che è meglio non tenere il fimo nelle scatole di plastica. Io sinceramente ho voluto fare una prova, no? Ho sempre tenuto il mio fimo dentro queste scatolette, la scatoletta famosa è Nonno Nanni che qua chi me la tocca. E poi ho quest'altra scatoletta, sapete, presa in quei negozi tutta 1 euro, scatolette per alimenti, insomma, vabbè. Io sinceramente non ho notato nessuna reazione da parte del fimo rispetto alla plastica nelle scatolette, la pasta non si è assolutamente rovinata e vi dico anche che neanche la plastica all'interno della confezione si è rovinata, cioè è rimasto tutto stabile. Forse dipende dal tipo di plastica di cui sono fatti i contenitori. Oppure stavo anche pensando, non è che siccome è cambiata la composizione del fimo, visto che adesso è prodotto dalla Staedtler, magari quel difetto che faceva con la plastica, quella corrosione, da quello che ho capito, che avveniva, non si presenta più? Non lo so. Io comunque vi posso dire la mia esperienza. Se conservo il fiume nella plastica non riscontro problemi. Quindi, boh, non lo so. Prendetela col beneficio del dubbio. Sperimentate. Poi un'altra cosa vi volevo dire. Vi ringrazio tantissimo per tutti i consigli che mi avete lasciato a proposito della muffa. Perché io in effetti avevo fatto delle ricerche, perché a un certo punto la situazione della muffa in casa era diventata talmente tragica che mi sono detto, ok, devo trovare una soluzione, devo cercare di toglierla e ho provato diversi metodi non riuscendoci, ma questa cosa della varichina non l'avevo mai considerata, tra l'altro non l'avevo neanche mai trovata su internet come metodo, io non so se sono completamente incapace nel fare le ricerche o se invece magari veramente non è abbastanza pubblicizzato questo metodo. Purtroppo fare i lavori dentro casa è un qualcosa di completamente inutile perché la casa non ne vale assolutamente, ci sono tutta una serie di cose che non vanno oltre alla muffa, quindi sinceramente spendere dei soldi per fare dei lavori mi sembra qualcosa di veramente assurdo, preferisco cambiare casa. Visto che poi tra l'altro sono venuta ad abitare qui pensando ad una soluzione provvisoria di un paio di anni, ormai sono già 4 anni che sto qui, quindi ho scoperto che non sono molto brava a fare progetti a lungo termine. Comunque, perché alla fine vivo giorno per giorno e sono così di carattere, non ci posso fare niente. Comunque, proverò questa cosa della varichina che mi avete detto, naturalmente come mi consigliate utilizzando mascherine e guanti, questo già lo facevo perché lo so che le spore, insomma, non è mai bene respirarle, e vi farò sapere, e veramente vi ringrazio tanto, a parte vi ringrazio per la gentilezza, mi avete scritto, ma no, non ti preoccupare, insomma, mi avete confidato anche le vostre muffe nei vostri angoli, mi avete fatto sentire molto a mio agio, di questa cosa vi ringrazio. E grazie anche per i consigli, ve l'ho detto, li proverò e vi farò sapere. Adesso finalmente smetto di parlare e vi mostro i cabochon da vicino. Eccoli qua, vedete? Le forme sono rimaste abbastanza regolari, certo è normale che mentre tagliavo la cane, come vi dicevo, un pochino si sformasse, però niente di che, insomma, comunque vedete che le forme circolari circa sono rimaste. Naturalmente poi le ho anche sistemate io con le dita, cercando di far tornare quella forma originale, ma veramente mi ci è voluto poco. Quindi sono molto, diciamo, soddisfatta. Questi ho fatto molti dischi grandi perché comunque la cane era abbastanza ampia. Sono tutti uguali fondamentalmente.
così. Poi ne ho fatti anche alcuni con una sola chain centrale, un solo disegno, senza affiancare le diverse chain. E questa appunto è la chain che ho lavorato all'inizio, mentre quell'altra stava in freezer. Questo, vedete anche i colori, diciamo che non è che siano così comuni come abbinamento, però a me personalmente piacciono molto. Poi ce ne sono anche alcuni che si devono finire ad asciugare, però ve li faccio vedere uguali, tanto bene o male sono tutti uguali, vedete qua, si deve finire ad asciugare la vernice lucidante. Anche qui. È una soddisfazione questa cosa che siano bene o male tutti uguali, perché vuol dire che la chain, insomma, si è mantenuta nella sua forma originale. Questo, poi ne mancano altri due. Uno ovale, poi vedete, non sono asciutti neanche sotto perché un po' di vernice lucidante è andata sotto e mi sto sporcando tutte le mani. E poi quest'altro, vedete che è ancora bagnato qua.